No! C'è mancato poco. E se mi rompevo? Indossi l'auricolare o usi il viva voce. Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza. Che cosa festeggiamo? Il tuo arresto. Bertolini! Bertolini! Fermati! Fermati! Qui! Ma come faccio a confessare l'omicidio, commessa? E allora perché sei scappato? Perché me ne devo che eravate a buon costume. La firma qua, veloce. Rifiutare la preda, metterla alle strette e castigarla senza pietà. Però prima bisogna sfiancarla, no? E per farlo ci vuole esperienza, quella che tu, caro Lolletto, non c'hai. Meno di mezz'ora tu rimorchi una qua dentro e io non ti prendo più per il culo. Sì, all'inizio andava tutto bene. Poi però ha squillato la sveglia del suo cellulare, lei l'ha guardata e ha cominciato ad agitarsi. In che senso? Lo so, ho pensato che avesse preso un altro appuntamento e che se ne fosse dimenticata, perché ha cominciato a dire che doveva andare via. E non le hai chiesto niente? Veramente sì, ho provato a trattenerla, ma lei aveva sempre più fretta. Era come spaventata. Buongiorno, sono Andrea Martucci. Sì, salve, sono Andrea Martucci. Vorrei fare una ricerca su suo nonno, Ernesto Maria Pasquale, perché sono un ricercatore all'Università di Roma. Ricostruire la vita di un pioniere del cinema muto dimenticato da tutti. La mia non era più una scelta, era una missione. Che è successo? Si è sentito male in piscina? Ti stai divertendo? Salva! Sto posto è un'azienda per me. Lo troviamo o no? Ma io veramente non sto scherzando. Senti. Sì. C'ho tutto quello che ti serve. Bello qua. Ecco. Alcuni colpi li troviamo, altri no. Io le porterò le prove che abbiamo a che fare con un serial killer. Dai, dai, al lavoro. Una cosa che il maestro mi diceva sempre era... Alfredino, tira subito le mani fuori da sotto il banco. Vuoi diventare cieco? Alfredo. E guarda qua. Sette di Sergio Leone. Zeffirelli. Antonioni. Finire che... È fatta. Domani partono subito le riprese di... Scusa amore, devo cambiare il pannolone. E che domani potrei essere io solo al mondo. Ti guardo, mi incupisco e sento già un dolore profondo. Poi mi infilo tra le tue rughe e vado a fondo. Arrivo al tuo cuore e ringrazio Dio perché tu ancora ci sei. Sei qui accanto a me. Anche se più non corri per rifarmi il letto o per prepararmi il caffè. Stai zitta! Miva Energia ti aiuta a realizzare i tuoi sogni. Essere forniti di gas e luce senza alcun problema, da oggi è possibile. Non ci credi? Dai un'occhiata anche tu.
Miva Energia, il nuovo orizzonte, gas e luce. Ma io dico, no? Che cosa ti è saltato in mente di cantare? Non hai visto che tutti correvano a mettersi i tappi nelle orecchie? Tu invece dovevi soltanto cantare. Si permette quell'idiota? Lui è quei film per adolescenti ritardati. Sono il calzolaio. Hai qualcosa per me? È meglio prevenire o assicurare? Tutti e due. Habitat di Cardiff è la prima assicurazione che interviene in anticipo per risolvere il problema sul nascere.